Buongiorno Nunzia, buongiorno Franco. Franco, ma dai una caparaglia. Wow, grande, grandissimo, devo fare gli spaghetti con le cozze in bianco. Wow, grandissimo, bellissimo. Con le ricette facili di Agostino, oggi vi propongo spaghetti con le cozze in bianco. Seguitemi. Allora, gli ingredienti sono 1 chilo di cozze, queste le ho prese da un carissimo amico dalla pescheria Escadoro di Luigi Guardasciune a Pianura, a via provinciale 59. E vi garantisco, le ho assaggiate già prima. Mamma mia, ragazzi, lascia a voi la parola quando li aprirò, e sono stupendi e buonissime. Poi aglio, preso anche da sempre un carissimo amico da Franco a via vicina alle Trincia, sempre a Pianura, guardate qua. Poi la pasta di Gragnano, che dopo andiamo a mettere. Ci mettiamo una scorza di limone, solo il lato giallo ovviamente, non quello bianco perché sennò quello è amaro. Un po' di sale, prezzemolo sempre da Franco, un po' di vino e olio extravergine d'oliva. Non riuscivo a me a dirlo bene. Ora andiamo alla fase della preparazione. Qua ci divertiremo. Mettiamo olio, quanto ne basta. Un po'. Ok. Poi mettiamo aglio. Poi la buccia di limone, come vi ho detto prima, poi dopo la togliamo. Mi raccomando, non mettete anche il bianco. La buccia di limone la togliamo. Io l'aglio non lo tolgo, pure perché gli spaghetti devono assaggiare tutto, devono assaporire, devono gustare tutto, quindi devi assaporire tutto. Quindi anche l'aglio, se no che spaghetti con le cozze in bianco è? No, che mi ricordassi, stai ricordando? Ok. Ci buttiamo le cozze. Allora, qualcuno dice, ma lo sai che non si mette il vino? Ma io non è che ci metto chissà quanto, io ci faccio anche una piccola spruzzatina. Già iniziamo a mettere un po' di prezzemolo, un poco, poi ce lo mettiamo anche dopo a crudo. Ma ragazzi, dopo, cioè, non stiamo, sto facendo questo piatto nel mese di giugno, quasi metà giugno, cioè fine poco un tempo fa pioveva, cioè ragazzi, ma come si fa? Appena è uscito il sole ho detto, mo devo fare questo piatto speciale. Poi ci buttiamo un po' di acqua delle cozze, aspettiamo che evapora un po'. Guardate qua, va. Guardate che piatto, cioè che piatto, cioè che preparazione, cioè guardate, è un quadro. Vi ricordo sempre, chiunque cucina e fa delle ricette, di usare sempre esclusivamente prodotti italiani, sempre. Dopo seguiremo con la pasta. Ora vediamo se l'acqua sta per bollire. Guarda là, già mi sta chiamando. Prendiamo e ci buttiamo un po' di sale. Poi prendiamo i nostri spaghetti di Gragnano. Aspettate un attimo. Un secondo, sto arrivando. L'ho messo un po' distante, aspettate. 2 secondi.
e buttiamo la pasta. Ora chiediamo a mio figlio Matteo se è pronta la pasta. Matteo, è pronta la pasta? Ancora no, papà! Ok, se l'ha detto Matteo possiamo aspettare allora. Bravo! E voilà! Questo è il mio piatto! Spaghetti con le cozze in bianco! Aspettate! Che bontà, ragazzi! E vicino ci mettiamo la falanghina dei Campi Flegrei. Aspettate. Mamma mia, che cos'è? Mi raccomando, da gustare freddo, eh? È un'altra cosa. Iscrivetevi al mio canale, vi raccomando. Seguimi per Napoli e le ricette mie di Agostino. Sono Agostino, il boss della cucina napoletana. Salute! Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando! Alla prossima! Papà, ancora no! Vai. Papà, ancora no! Ok, vai! Ora diciamo a Matteo, cioè mio figlio, se è pronta la pasta. Lui è bravissimo a assaggiare la pasta. Matteo, è pronta la pasta? Aspettate, è la prima volta. Vai Matteo. Ciac 3. 8. Matteo. Matteo, non ti metti. Papà, allora dico, papà, Matteo, è pronta papà la pasta? E tu dici, ancora no, papà. Tete. Buonissimo. Sono Agostino. Matteo, aspetta, non grida. È mio figlio che grida sulla terra, è tutto a posto. Sono Agostino, il boss